La Romagna, ferita, vuol ripartire. Così CNA Ravenna ha intitolato la serata organizzata martedì sera per parlare ad un mese dagli eventi, dell'alluvione e delle progettualità per l'immediato futuro. In attesa di conoscere tempi e modalità dei prossimi provvedimenti governativi, il confronto dedicato alle priorità di questi mesi alla piccola e media impresa è stato sviluppato con prefettura, comuni, provincia e regione. Solo CNA ha già attivato 190 casse integrazione a favore delle aziende. Ora che è partita la fase 2, diciamo ormai completata, quella della ripulitura delle strade, del fango, dalle abitazioni, dalle strade pubbliche, inizia per me quella che ritengo la fase più difficile, quella della ricostruzione, della ripartenza. Bisogna indennizzare, e io non ho motivo per credere che il governo non lo faccia, perché la Presidente Meloni, quando è venuta qui a Ravenna, ha assicurato il 100% dei ristori, però bisogna fare presto, perché altrimenti la gente non comprenderebbe, soprattutto non ci possiamo permettere una terza alluvione. Quindi l'autunno è alle porte, bisogna ricostruire le opere più urgenti, gli argini, le strade, in collina soprattutto, dove abbiamo avuto tante frane, ci sono territori che rischiano lo spopolamento. Quindi bisogna fare in fretta e insieme. Io credo che la migliore risposta che viene qui dalla Romagna è la capacità di aver fatto squadra in momenti difficili, e se l'abbiamo fatto durante l'emergenza, credo che si possa fare anche adesso, in questa terza fase, che è quella della ripartenza e della ricostruzione. La situazione che ha coinvolto la nostra provincia, tutta la Romagna, con questo dramma incredibile dell'alluvione, ci pone nelle condizioni veramente di definire delle priorità che devono essere messe a terra nel più breve tempo possibile. Partiamo dal tema idrico e delle infrastrutture, che in questo momento richiedono veramente un'attenzione estremamente importante. La parte che riguarda, oltre il tema idrico del territorio, anche tutta la parte della collina che ha subito forti danni. Famiglie ed imprese che veramente in queste condizioni stentano a ripartire. E non da ultimo, per fare tutto questo, un coordinamento unico sul tema dei ristori, sul tema della riorganizzazione di questo territorio, quindi la venuta di una figura, di un commissario che possa essere definito nel più breve tempo possibile. Consegnate anche dei riconoscimenti. Che tipo di riconoscimenti sono? Degli attestati di stima per il lavoro che è stato svolto da parte delle istituzioni, da parte di tutti gli stakeholder, dei sindaci, del prefetto, della protezione civile, insomma veramente un lavoro di grande forza di che questo territorio ha avuto bisogno di mettere a terra. Noi con questo gesto vogliamo riconoscere l'attenzione a queste attività. Sono giorni questi di dibattito anche politico su che cosa serve per questa ricostruzione della Romagna. Voi come CNA che cosa chiedete al governo, ma anche alla regione? Abbiamo bisogno delle regole del gioco, di come fare e come dare gli aiuti alle nostre imprese. Abbiamo la necessità di un quadro normativo degli aiuti nel più tempo breve possibile. Noi oggi siamo in una situazione dove dobbiamo dare delle risposte alle nostre imprese, dobbiamo dare risposte ai nostri imprenditori, ma anche dare una prospettiva di futuro alle nostre imprese. È essenziale, perché questa zona merita di essere trattata come un'area protagonista, perché in questi ultimi 50 anni è sicuramente stato un valore aggiunto per l'intero paese. Noi ci auspichiamo che in tempi brevissimi, dico giorni perché non possiamo dire più 6 settimane, ci sia il quadro normativo di come saranno gli aiuti. A quel punto io immagino e sono sicuro che questi imprenditori che abbiamo in queste aree sapranno rimboccare le maniche con una grande tenacia e porteranno a casa un risultato grandissimo, cioè quello di riaprire le aziende più forti di prima e più forti e più performanti di prima sul panorama sia nazionale che estero. Assessore, al di là degli aiuti che stiamo aspettando tutti dal governo, che cosa può fare la regione per aiutare le aziende nella ripartenza, non nell'immediato ma magari nei prossimi mesi? Noi come regione, insieme ai sindaci, penso che abbiamo fatto un'operazione molto forte dentro l'emergenza di tenuta sociale. Siamo andati a discutere il primo provvedimento, sia dal punto di vista per alcune risposte dell'immediatezza dell'emergenza, altre per la cassa integrazione, altre
per alcune operazioni di messa in sicurezza primarie, e però adesso serve il salto di qualità. Senza un salto di qualità il rischio è che non è che si resta fermi, si rischia ancora di più rispetto all'autunno, rispetto alle prossime settimane. Ripristinare, mettere in sicurezza quell'area non è solo dell'Emilia Romagna, quella è un'area paese, e riuscire a far ripartire quell'area vuol dire far ripartire valore aggiunto, far ripartire tanto lavoro, far ripartire anche un'idea innovativa del come è giusto ricostruire in modo diverso rispetto al passato. Sindaco, da un punto di vista dei collegamenti immagino che la priorità oggi siano tutte le colline, tutte le frazioni collinari. Ci è molto chiaro che noi oggi abbiamo riaperto una funzionalità provvisoria, una funzionalità di emergenza, insomma urgenza. Quel territorio vogliamo rimettere in sicurezza anche in previsione del cambiamento climatico. Lo dobbiamo perché è un impegno che ci siamo presi con la nostra terra nei secoli, nella storia. Noi siamo un territorio gestito dall'uomo, non siamo un territorio naturale. Per farlo abbiamo bisogno di lavorare bene noi, ma anche di essere messi nelle condizioni di farlo, con delle risorse adeguate e anche con le procedure amministrative che possono darci, diciamo, l'operatività espressa in questi giorni, anche con questi tempi, ecco, cercando di fare ovviamente qualcosa che sia duraturo e che tenga nel tempo anche di fronte alle diversità che potranno venire in futuro. Da un punto di vista dei collegamenti ferroviari, a un mese dall'alluvione, qual è la situazione che hai monitorato? La situazione dal punto di vista dei collegamenti ferroviari è una buona situazione, nel senso che ormai sono rimaste poche, diciamo così, le tratte ancora non percorribili. Nel Ravennate praticamente, diciamo che entro l'estate tutto sarà riaperto tranne la Vezzola, la linea di la Vezzola con Faenza, che è stata, diciamo, danneggiata in maniera molto 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 importante, quindi per quella bisognerà attendere ancora purtroppo il mese di settembre. È una linea di RFI, quindi proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato, che comunque ha lavorato in maniera, direi, molto molto, insomma, puntuale e con grande abnegazione. Infatti i collegamenti ferroviari sono tornati, diciamo così, alla normalità in tempi anche relativamente brevi. C'è ancora qualche criticità, ma oggi con le autosostituzioni, quindi con i bus che sostituiscono le tratte ancora non percorribili, direi che la situazione è governabile e sotto controllo. E poi, ripeto, a settembre ci sarà anche l'ultima riapertura. Venezia Rivezza, dal punto di vista turistico, Federalberghi ha denunciato sostanzialmente che il settore si è fermato un mese. Che situazione monitorate e come contrastare appunto quello che sta succedendo? Io penso che si possano recuperare molte delle disdette, soprattutto quelle del mercato interno. Purtroppo le disdette che sono provenute dai paesi stranieri per il momento non è ipotizzabile, diciamo, recuperare subito. Purtroppo un po' di, come dire, mancati ricavi sono da mettere in conto. Io però, ripeto, sono fiducioso che l'estate, ma questo ce lo dicono anche gli osservatori economici che stanno studiando e monitorando il fenomeno, possa essere comunque un'estate molto positiva. Tra l'altro, fra qualche giorno andremo in Germania a fare un'ulteriore iniziativa di promozione turistica in quel paese con la collaborazione dell'ambasciata tedesca, spot televisivi, cioè tutta una serie di attività che hanno provato, diciamo così, a riportare l'immagine della Riviera come in realtà è sempre stata, cioè una costa che non ha avuto nessun tipo di problematica dal punto di vista dell'emergenza alluvionale. Però, insomma, ci siamo rimboccati le maniche e io credo che ora la ripartenza sia un dato di fatto.